Ciao ragazze, buongiorno. Nuovo video ed è il video dei prodotti preferiti della settimana. Ho deciso che tutte le settimane, se mi riesci di girarlo, aspetta che mi sistemo oggi, sono tutta sgarruppata. Ho appena girato il get ready, quello dei 10 minuti, tra l'altro ho sforato di 10 secondi, ma perché sono stata lì a chiacchierarmela su, io non ci ho pensato. Va bene, partiamo subito perché questa settimana ho usato un po' di cosini. Allora, partiamo dalle basi, vabbè, come correttore ho usato questo della Too Faced Cosmetics che ho comprato su AliExpress, è nella tonalità Perfect Nude ed è chiarino, però è un correttore carino perché tutte lo io di sotto lo metto per schiarire la parte, poi dopo ci metto su un correttore un pochino più scuro che può essere tipo questo dell'Avon. Questo qui che comunque è una tonalità un pochino più scura, a seconda di quello che mi va col mattino lì, perché poi aiuto, c'è anche sempre questo qui della Yun che io faccio andare, che è un po' pastosino, c'è quello della It Style, insomma. Ci metto poi su un correttore più scuro e via andare. Poi primer, sempre lui, Goji Perfect di Bottega Verde, è il primer viso che in assoluto mi piace di più ed è quello che mi piace di più perché non mi appesantisce la pelle, non mi fa lucidare. Sapete che io ho la zona T che lucida e con questo che mi piace tantissimo, il Dead Gal mi piace tantissimo, mi lucido. Il Professional è una figata, però magari non lo metto proprio tutti i giorni perché... Come dire, ragazzi, cioè una cazzolata di silicone. E poi sono in un periodo stressato, ho la pelle stanca. Se mi metto troppo silicone addosso, ragazze, infatti oggi ho preferito usare una BB cream coreana che sono un pochino più leggere. Poi fondotinta, non lo so neanche a dire. Ho usato sempre lui. Questo qui è ancora quello vecchio con il buco finché proprio non morirà io. Continuerò ad usarlo ed è il mio fondo preferito in assoluto perché vabbè, è quello che alla fine è cipriato, mi dà anche questo effetto cipriato, non mi crea problemi. Poi ho usato il Fit Me di Maybelline nella tonalità 125, che a vederlo così sembra anche un po' scurino, poi in realtà è un fondotinta a copertura media. È un beige nude e mi piace molto. E nonostante non sia un fondotinta, cioè sia un fondotinta che ha dentro dei siliconi, non mi fa lucidare troppo. Quindi questo già. E poi ho usato Bright Start di Avon, non ve lo dico più. Profumo che mi piace tanto, fondotinta che mi piace tanto, non mi fa lucidare. E questo è. Le cipre sono sempre le stesse. Se uso il fondo. Se uso i fondi in crema, uso quelle della Leclerc, queste qua che io ne ho due, quella color banana e l'altra, e se no uso soltanto il fondo in polvere, così come può essere per Gaia piuttosto che ombretti. E sugli ombretti io mi sbizzarrisco sempre un po' di più perché questa settimana ho usato lei, la Semi Sweet Chocolate Bar. Voi lo sapete, tutte le volte che le apro io devo dare una sniffata, la conoscete, dai, non siamo qua a farci delle menate, non facciamo delle ipocrisie, questa palette la conoscono tutti, è super desiderata, piace a tutti, contiene dei colori meravigliosi, a me piace tantissimo. Allora, devo dire che dopo che Ale mi ha regalato la chocolate bar, io ci ho messo un attimo a capire qual era la mia preferita. In realtà poi non c'è la mia preferita, mi piacciono tutte e due in egual modo e a seconda dell'umore. Ok, poi ho usato, aia, poi ho usato la Chocolate Bar, anche lei una palette super che io amo follemente. E ho usato una New Entry che io ho utilizzato anche per fare, mi sembra, il trucco dei 10 minuti della settimana scorsa. È la Basic Palette di Douglas Cosmetics. Voi lo sapete, è un nuovo acquisto, l'ho comprata la settimana scorsa al centro commerciale ed è questa palette qui che ha questi bei colori. Tra l'altro sono tutti non shimmer, non hanno dei glitter, sono sheer, che
Scrive molto bene, non è per niente polverosa, costa 4,99 euro. Se la trovate, compratela, secondo me ne vale veramente la pena e dura veramente tutto il giorno col primer. No, non vi crea nessun problema, non sono polverose e non fanno fallout. Veramente una bella palettina. Per essere una palette che costa 4,99 euro, vale proprio tanto tanto la pena. E c'è così, natural look, e poi c'è quella, mi sembra un po' più smoky, che vabbè, anche lei. Comunque, c'ha il suo bel perché. Poi ho risfoderato la Too Faced, The Return of Sexy, che è la prima palette Too Faced che io mi sia mai comprata, che tra l'altro mi piace un sacco anche come packaging, perché boh, la trovo un po' vintage, che ha questi colori qui. So che Makeup Revolution ha fatto un dupe, io non ce l'ho, boh, ditemi voi com'è. Comunque questa è una delle mie palette Too Faced preferite, perché per quando mi devo fare magari anche dei trucchi da sera, qua trovo veramente soddisfazione. Poi, sempre perché Too Faced non è assolutamente il mio brand preferito, ho utilizzato anche la The Return, sì. Riavvolgi la Pretty Rebel, questa qua, che era quella limited che è uscita con quei colori un po' particolari, e mi ha questo colore che si chiama Girly, che è un duochrome verde marrone, mi salva sempre le chiappette quando non ho voglia di truccarmi, vedete? È stupendo ed è un colore, cioè, che nel quale difficilmente si riesce a fare a meno una volta che l'hai conosciuto. Infatti io quando sono, scusate, c'ho la maniaca, ogni tanto la pulisco, quando sono di corsa, non ho voglia di truccarmi e voglio un colore che comunque mi dia dei bei riflessi, che mi vesta l'occhio, sicuramente quel colore lì. Vabbè, oggi nel get ready di oggi, quello dei 10 minuti, ho usato questa di MAC, la Riff Raff Eyeshadows for Six, quella che ha questi colori qui, è un po' invernalina, io la uso principalmente in questa stagione e la uso con parsimonia perché è una limited edition e non esiste più, l'ho trovata all'outlet per una botta di culo. Allora, mettiamola qua sotto, track, poi la metto via. Poi, blush. Ho usato questo blushino qui della Too Faced, che è quello del kit Happily Everlasting Lip and Cheek Duo, questo qui, in il Love Flush Justify My Love si chiama. Penso che sia in permanente ormai. Mi piace, l'ho trovato buono. Mi è sempre piaciuto. Io continuo a sostenere che non vale 27 euro, ma perché è un blush buono che però non vale 27 euro. Poi ho usato questo mascara qui, il Better Than Sex del kit, questo qui Sex and Chocolate con la Chocolate Soleil in Italia. Mi è piaciuto tanto, tantissimo. È un mascara che mi piace molto e mi dà delle grandi soddisfazioni. Poi blush. Questa settimana ho risfoderato questa mini palettina di Givenchy che ci avrà un ventennio. Tra l'altro ha ancora un profumo buonissimo e ancora il suo pennellino. C'è il buco, ma io continuo ad utilizzarlo. Non so neanche Prism Again. Far giù, vabbè, insomma. È questo con questi rosa. Ho rispolverato il mio fantastico, stupendo, adorato, adorabile blush di Chanel comprato su AliExpress, del quale peraltro io vi avevo girato la review, l'avevo mandato online. E questa è una cosa che io denuncio e mi sta sulle palle proprio della Madonna, voi non ve lo potete immaginare, perché quella review che era andata online e io ho fatto la review, stavo facendo le review di tutti i prodotti che ho comprato su AliExpress perché io non le trovo in italiano, e ne ho trovate pochissime in italiano quando servivano a me e ho deciso a prescindere di farle in italiano per chi ne avesse bisogno, me l'hanno tolta. YouTube mi ha cancellato un video e io avevo scritto comunque nel titolo che era un fake Chanel comprato su AliExpress. Non si sa come hanno deciso che questo video era fuori dalle loro regole e me l'hanno cancellato. Giramento di palle alle stelle, comunque
Cazzi loro, cioè, va bene, cioè, se questo è, se questo, questo genere di censura che vogliono fare, io le review dei prodotti di AliExpress le farò a prescindere. Le chiamerò diversamente. Vogliamo fare così? Va bene. Diciamolo. Io lo dico che i prodotti di AliExpress possono anche non essere originali, eh? Non è che mi vendo per quello che non so. Poi, un altro blush che ho usato è questo qui di Burberry che mi ha regalato la mia amica Nicla per il compleanno e va bene sia per le labbra che per le guance. Insomma, questo è. E mi sono sforzata di utilizzare un po' di più questo coso di Milani che non si capisce se è un blush, se è un illuminante. La scrivenza è abbastanza bassa, non è particolarmente luminoso, infatti non si vede una mazza, cioè vi dico solo che la striscia è qui. Però mi sto sforzando di usarlo perché ormai l'ho comprato e comunque l'ho anche pagato tipo 17 euro e mi girano fortemente le palle. Si chiama Amber Nectar Illuminating Face Powder Ultra Smooth Highlighter Bronzer and Blush. Ragazze, non lo so, secondo me è una scrivenza schifosa questa roba qui. Però lo sto usando e sto usando anche questo di Avon Shimmer Block. Tra l'altro, già che siamo in tema, io una bottarella me la darei perché sembro un cadavere che sta partendo per il regno dei cieli. Ecco qua, e voilà. Leggermente luminoso. Non è un illuminante potente come quello che c'è nella palettina che mi piace tanto di Sephora, però è un buon illuminante. Other Matters, che cos'altro ho usato? Che cos'altro ho usato? Che cos'altro? Ah, vabbè, ho usato questo di Benecosme perché sto cercando di finirlo, che è il Natural Powder Blush in Mallow Rose, lo sapete, quello col buco che mi piace tanto, e sto cercando di finirlo perché me ne voglio disfare, che mi ha rotto le palle averlo lì. Rossetti, di rossetti ho usato Flamingo tantissimo e anche l'ultimo acquisto di MAC che si chiama All Fired Up. Basta, principalmente quei due lì anche perché durante la giornata se ho voglia di truccarmi magari faccio un trucco come quello che ho su oggi, mi piace anche avere un bel rossetto acceso. Ah, tra l'altro ho il rossetto sui denti. Mascara, ho usato questo, questo e questo principalmente. Questo tra l'altro è una new entry che è il mascara Super Shock di Avon che mi ha regalato mia sorella al compleanno e sto cercando di testarlo così poi ne parliamo. Sono stati questi i miei tre mascara preferiti più ovviamente il viola di Van che è quello che metto quando non ho voglia di truccarmi e quindi metto solo quello più la matita viola. Niente ragazze, questi sono stati i prodotti più utilizzati della settimana. Io vi mando un bacio e vi lascio al prossimo video. Ciao!